E ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui in un nuovo episodio di Wreckfest. Pronti a riprendere dove ci siamo lasciati, ovvero nel finire di andare a testare quelle che sono le auto che hanno inserito con i vari DLC. Quest'oggi dobbiamo andare ad utilizzare lei, il Bugzilla, questo monster truck maggiolino con degli spuntoni incredibili, pazzeschi e meravigliosi. Ma andiamo innanzitutto a potenziamenti. Abbiamo già il motore A, questo ok, non si può modificare di prestazioni. Ok, quindi di conseguenza non si può potenziare probabilmente neanche di estetica. Probabilmente, esatto. Abbiamo tutto standard come deve essere. Colorificio stile 1 o stile 2, quindi ok. Così, però ok, il... questo possiamo eventualmente farlo, oddio, così molto molto LGBT. Double phase, ma ti dirò, io quasi lo farei così aggressivo, lo lascerei proprio così compatto, senza vai, salvalo, non perdiamo tempo e andiamo immediatamente ad evento personalizzato. Sapete che io, visto che quest'auto comunque il non abbia, cioè probabilmente sarà monomarca, io inizierei con devastazione, terreno di prova, arena principale, giusto per vedere che cos'è, visto che non l'abbiamo mai utilizzato. Avversari 23, che vuol dire? Ah, ok. Attenzione. Facciamo uguale al giocatore. Giornata serena 23, ultimo sopravvissuto. Ok, non ho idea di cosa mi aspetti, ma va bene. Io pensavo che era un'arena dove giocavamo da soli, invece... che cazzo vuol dire? Cioè, che siamo qui in 23? Ma partiamo ognuno per conto suo? O è una pista? Ok, è un Destruction Derby. Mamma mia! Qua dobbiamo solo devastarci? Ok, praticamente bisogna mandarli contro le barriere, cioè contro gli oggetti qua. Madonna mia, sei incontrollabile sto coso comunque. Allora, buttato fuori perché non ho toccato nessuno. Vabbè, ho capito, ma nel senso... no, vabbè, ma l'arena è troppo grande. Porca puttana! Niente, sono morto anche stavolta. Vabbè, questa non si può fare. Non si può fare, minimamente no, assolutamente no. Andiamo al Pine Hills Raceway, circuito principale, non l'alternativo. Vediamo un attimo che succede, perché comunque l'auto è inguidabile. Abbiamo visto che lì non si può fare perché sostanzialmente non riesce a prendere nessuno, visto che l'arena è troppo grande. Quella eventualmente si deve fare magari da solo, per andare magari a distruggerci e vedere un po' che cosa succede. Magari faremo un episodio extra. E si parte! Ovviamente tutti con la stessa auto, perché è incontrollabile, potrebbe succedere un casino. Ho visto le texture degli pneumatici, che ecco, vabbè, diciamo che non sono proprio ottimali, ma va bene così. Porca miseria. Vada. Ci insinuiamo. Porco due. Occhio, quella staccata. Mamma mia, guarda qua. Madonna, sembriamo... no, Gravedigger no, perché la forma era diversa, ma vabbè, dai. Gravedigger, Monster Jam. Mamma mia, che ricordi. Lo dovevamo fare verde. Comunque... oh, che cazzo sta succedendo qua? Porca puttana! Che è successo? Ma che cazzo? Ma che cosa? Ma mi sa che tutti quanti hanno preso tipo la roccia interna e son volati al bar. Ma ho visto una cosa devastante. Ma holy shit. Ma sono sconcertato. Guardala qua. Vai in terza, la tiene. Incredibile. Vadi.
Si tira la staccata, si mette in terza. Vai così, guardala come va. Ma adesso sono curioso di rivedere se succede come prima. Perché prima è successo proprio a filotto. Guardali, guardali! Si cappottano proprio! Guardali come se ne vanno! Madonna! Guarda che sta succede! Madonna di Dio! Levati! C'è proprio quella curva! Sì, frantumano, guarda la minimappa là sotto! No, da qua non si vedono. No, forse un pelo sì, ma... Holy shit! Bellissimo! Guarda, me li voglio tenere davanti perché tanto questi qua poi si frulleranno male lì. Voglio proprio vedere che se ne vanno. Vada, vada, teniamo il contatto. Ma è bellissima sta cosa. Cioè, lì buggano tutti, la prendono stretta, madonna. La prendono velocissima e si frullano male. Guardali come vanno, eh. Guardali come volano, eh. E lì! E se ne vanno! Perché la prendo? Guarda quest'altri, guardali, guardali, madonna mia, mi sto divertendo un botto. La prendono strettissima, prendono la roccia e volano. Bellissimo. Meraviglioso. A tratti poetico. Pip 33 qua. Occhio, eh. Vabbè, in tutto questo andiamoci a prendere la testa della gara, però. Perché qui altrimenti... Tanto vabbè che lì si frulleranno male, eh. Però noi proviamo a mantenere... Orco due, orcodine. Troppo. Ho esagerato troppo. Vabbè, quello si è accappottato sicuramente. Questo anche farà la sua stessa fine. Boh. L'ho rischiato anch'io. Se ne vanno. Arrivederci. Tante care cose. Ci mettiamo in testa e via. Mamma mia, ragazzi. Poetico. Poetico e bellissimo. Ah. La gara si va a concludere. Abbiamo doppiato dei piloti perché, vabbè, lì erano rimasti bloccati nel punto della morte per loro, perché... lì si schiantavano tutti. Va bene. Ok. Facciamo la seconda gara qui al Masti Motor Center. Andiamo subito dentro. Vediamo come ce la caviamo. Chissà se anche qua magari succederà il panico. Ma tecnicamente non penso. Però vediamo, vediamo. Partiamo. Partiamo qui. L'assetto probabilmente non l'ho manco visto. Ma probabilmente non ce lo faranno fare. Perché visto che non è potenziabile né esteticamente né di performance, sicuramente. Occhio, occhio, madonna. E allora, levatevi dal Carlo, levati, mortacci tua. Niente, bastardo maledetto. Dai, coglioni, morco, schifo, porco. Ok, occhio. Iniziata complicata la gara. Potrebbe finir peggio, madonna mia, la staccata incredibile. Ok, un po' stretta. Attenzione, lì gente che si pianta, occhio al cordolo alto. Vai, 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 metti all'interno. All'interno, non ha posizione. Vai, vai, possiamo anche andare qua, tanto abbiamo l'auto alta. Occhio. Destreggiamoci nel traffico. Vai così. Attenzione, lì si tamponano. Succedono cose. Noi ci infiliamo. Staccatona all'interno. E namo. E vai così. Siamo quinti. No, no, orco due, l'ho ottenuta non so come. Vada, 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 vada che li abbiamo qui davanti, forse. Qui si destabilizzano, boh, preso. Siamo terzi. Possiamo tecnicamente andarli a recuperare. Ma sostanzialmente
gli avversari sono un po' impediti perché non riescono a quasi a governarlo. Non sono abituati, con le auto che non si governano. Vedi, noi abbiamo fatto un'esperienza estrema con auto che vanno in sovrasterzo e non si controllano. Signor Puskin. Signor Puskin, leggi di quella stronzo. Guardalo, probabilmente si pialla, guardalo. Spintarella, boh! Morto. Ok, siamo in testa. Andiamoci a finire anche questa seconda gara. Ah no, questo l'ho doppiato maledetto. Comunque, vabbè, l'abbiamo vinta. Perfetto. Va benissimo. Vabbè, ultima gara. Dai, ce la facciamo qui sull'Hello Ride. Vai così. 5 giri. Vediamo che succede. Giusto per devastarci ancora un pochino di più. Delle gare un pochino blande. Un episodio probabilmente molto più corto. Visto che qualche taglio, la personalizzazione non c'è stata. Un'occhiata. Ah no, potevamo eventualmente regolarlo. Ma per... Vabbè, un po' più basso, dai, magari ci può stare. Il bilanciamento dei freni è totalmente sul posteriore, che va bene. Ah, vabbè, è tutto... Ma apri il differenziale, ma fammelo, ma non rompere... Dai, dai, dammi un po' più di curva, dai, proviamo. Un pelo più basso, sostanzialmente. Mi infilo, mi insinuo, mi insinuo. Partiamo così. Vado lateralmente. Oddio, la maggior parte sono da lì là. Oh, occhio, madonna, come sgusciamo via. Attenzione. E se ne va. Ce la facciamo così, aggressiva. Forse troppo. Forse troppo. E va. Però ci siamo rimessi dritti. Senza la necessità di resettare la posizione. No! Maledetto! E... Oddio! 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 Oddio madre! Cosa è accaduto? Vabbè, quello se lo sta portando sul cruscotto. Vai così. In modo che non becchiamo... Non becchiamo nessuno. E le... Madonna mia, grazie. Mi si sono aperti tipo cancello. Gentilissimi. Se esce qualcuno qua in panico. No, 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 non c'è nessuno. Probabilmente li prendiamo al ritorno. Molto probabilmente. Vada, vada. Vada, vada. Questa volta l'abbiamo fatta. Oddio. Gente che rimbalza. Rischio. Madonna. Scusi signore, l'ho vista lì parcheggiata abusivamente. Le sono venuto a dire cortesemente di levarsi dai maroni. Madonna mia, ma lì comunque, cioè su due ruote quelli li ho evitati, non so come, ma li ho evitati così. Pazzesco, incredibile, meraviglioso, siamo primi. Ma qua tagli e farli è pressoché impossibile perché, oddio, perché è possibile che ogni volta qui succeda qualcosa di interessante, boh. Vabbè, senti, odio in mezzo. Giusto per divertirmi. Ho paura. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Sono morti tutti. Siamo rimasti tipo in 6. O in 3. O in 4. No, in 4 probabilmente. Eccone uno. Ciao. Eccone l'altro. Ciao. Quello era morto. Potevo devastarlo. No, no, siamo rimasti un po'. Uellallero. Mamma mia, che crocca gli ho dato. Ho danneggiato la ruota anteriore destra. Va bene. Occhio che voliamo fuori così, madonna mia. Il panico. Vai. Vai. Bello largo, questo è mio. Boom. Merda. Merda. Ok. Abbiamo il lato destro che è andato completamente al bar. Occhio! Ok, ho provato a compattare anche il lato anteriore sinistro per averla, per farla tornare più o meno simmetrica. Non che la cosa abbia funzionato alla grande, però
Ora io a questo punto eviterei eventuali scontri. Siamo rimasti in 4. Oio. Occhio. Vada, vada. Proseguiamo, proseguiamo così. La cosa è greve. Abbiamo il secondo e il terzo a 23 secondi. Il quarto a 1 minuto e 15. Che non ho idea di dove cavolo sia, ma va bene. Ah no, e uno sta incastrato tipo qua sotto, una cosa del genere. Vabbè. A noi sostanzialmente ci va bene, questo è l'ultimo giro. Rischiamo? No, non sta arrivando nessuno. Ora forse sì, però no, vabbè, avevamo... Porca di quella puttana. Ma mannaggia la madosca. Avevamo da quello. Gli siamo atterrati proprio sul cruscotto. Gli siamo atterrati. Io non oso immaginare quello che si è visto noi che gli stavamo volando addosso. Madre di Dio. Va bene, sì. Signori. Vabbè, che dirvi. Io vi saluto qui. Vi invito a lasciare un like, un commento ed iscrivervi se non lo avete ancora fatto. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio di Wreckfest, dove andremo a testare un altro auto, e ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi.